Con l'arrivo delle prime piogge a Focene riesplodono i soliti problemi, tra questi l'area davanti alla scuola. I genitori la utilizzano come parcheggio, ma quando piove diventa inaccessibile. Come ben potete vedere, si trasforma in una semipalude dove comunque portare poi i bambini a scuola diventa puliti, senza sporchi di fango o bagnati, diventa comunque molto complicato perché bisogna fare degli slalom oppure bisogna scegliere di parcheggiare molto più lontano e portandoli magari a scuola anche in ritardo. Magari chiediamo al comune un intervento in merito a questa, una sistemazione di quest'area, se non può essere asfaltata perché a quanto pare è diciamo privata, è un'area privata, quantomeno cercare di appianare le buche e tenerla in uno stato comunque in sicurezza per chi ci parcheggia e soprattutto per i bambini che di volta in volta devono essere, cioè, la usano, e così come anche la folta vegetazione che vi è all'interno, che crea comunque disagio nella visibilità. Ci sono una serie di situazioni che andrebbero comunque controllate, verificate, sondate, ed il comune è il primo che deve prendersi, insomma, cura di queste cose. Anche tu sei una mamma che utilizza da anni ormai questo parcheggio, quindi hai visto, hai seguito un po' la storia e la situazione invece di migliorare peggiora a quanto pare. Sì, sono tanti anni che accompagno i bambini a scuola e ogni anno si presenta ovviamente il problema parcheggio, un problema che negli anni, dovuto anche alle piogge e le varie buche che si sono formate, sono state coperte con semplici calcinacci, quindi portando poi anche problemi effettivi alle macchine. Da cittadina richiedo che magari anche il comune approfitti, insomma, o sfrutti la situazione per sistemare questo sterrato. Ci sono delle pozzanghere, quindi comunque portare i bambini a scuola diventa un problema anche per farli entrare puntualmente. Ci sono delle parti dove non si possono parcheggiare le macchine, come si può notare da quella parte, perché comunque la pozzanghera non fa passare. Quindi se si parcheggiano le macchine, i bambini e i genitori non possono passare, non possono attraversare la strada. Quindi è un qualcosa che dopo tanti anni forse sia il caso di risolvere. Sulla questione abbiamo chiesto maggiori informazioni alla Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune, Paola Meloni, che ha confermato che si tratta di un'area privata. L'amministrazione, ha dichiarato, sta lavorando a una convenzione che possa permettere di realizzare in quell'area sia parcheggi che opere funzionali alla scuola. Esiste un dialogo aperto con il privato, ha spiegato, per capire se la proprietà può essere ceduta al comune o se la società stessa provvederà alla realizzazione.